A differenza di quanto accade oggi, l'esperienza religiosa e il rapporto con il divino nella cultura romana non sono fenomeni individuali, ma pubblici, e interessano l'intera civitas, tutta la comunità dei cives, dei cittadini. Nessuna impresa può avere successo senza il sostegno degli dèi. Tra gli uomini e gli dèi deve esserci un rapporto di armonia totale, una condizione che i romani definivano con l'espressione Pax Deorum, la pace con gli dèi. L'armonia è il frutto di un accordo, una sorta di contratto che impone obblighi precisi a ciascuna delle parti in causa. Gli dèi garantiscono la loro benevolenza se gli uomini compiono riti in loro onore e se tengono conto e interpretano correttamente i segni che essi inviano. Nessun affare di una certa importanza, neppure in privato, scrive sempre Cicerone, si intraprende senza aver prima preso gli auspici, cioè senza aver prima consultato la volontà degli dèi e averne interpretato i segni nel volo degli uccelli o nelle viscere degli animali. Nella cultura romana non c'è distinzione tra la sfera religiosa e quella politica, anzi, come scrive lo studioso Gianluca De Sanctis, a Roma il religioso, cioè la sfera religiosa, il culto degli dèi, è in certo modo consustanziale al politico. La religione non è un fatto spirituale di fede, ma un fenomeno politico e civico.